Jacopo Leonesio, campione italiano in seguimento Junior Under 22, un titolo che ci voleva soprattutto per il morale. Sì, era tanto tempo, saranno stati almeno credo 2 anni che non vincevo una gara. Poi l'inseguimento è uno dei miei format preferiti, in generale le gare sull'uomo le preferisco rispetto a quelle a cancelletto. E oggi sì, è andata bene, sono contentissimo. Peccato l'ultima serie che ho fatto un 2 e non mi sono potuto, diciamo, godere l'ultimo giro, ma ho dovuto menare l'ultimo giro perché mi tornavano sotto da dietro e... ma è stato bello così lo stesso. Oggi, Jacopo, non era facile sparare bene, c'era vento, erano raffiche improvvise, complicato per tutti. Capitavi nel momento giusto, potevi avere un vantaggio, in quello sbagliato invece diventava un gap. Sì, oggi, anche ieri era così. Ieri mi è andata, diciamo, un po' di sfortuna, ho beccato una raffica fortissima da piedi, ho dovuto stare tanto lì a sparare, invece oggi è andata un po' meglio. Ho beccato del vento forte più da terra che da piedi, ho lavorato con le tacche bene e ho fatto comunque 2 errori da terra, ma erano per colpa mia, non per il vento, ecco. Jacopo, stagione a metà, ci sono tanti obiettivi, perché no i mondiali di categoria a questo punto? Sì, non preferisco non farmi troppi obiettivi per non creare, diciamo, ansia o così. Viviamo gara per gara, cerchiamo di fare il meglio ogni gara, ogni giorno, e poi quello che arriva, arriva. Il biathlon sta vivendo un gran momento, l'Italia c'è, l'Italia continua a vincere, continua ad andare a podio in Coppa del Mondo, dietro c'è un bel vivaio, insomma è il momento del biathlon. Sì, meno male che sta vivendo questo momento, dato che negli ultimi anni la squadra appunto di Coppa sono sempre stati fortissimi. Da quest'anno ci sono anche Dido e Tommy, anche se hanno fatto il debutto l'anno scorso, però loro vanno veramente tantissimo. E sì, è proprio un bel momento, meno male che è così, ecco, che si conosce anche il biathlon. Loro hanno gareggiato con voi, li abbiamo visti qui a Biona più volte in gara, ce l'hanno fatta loro, è una porta che può essere aperta un po' per tutti. Loro hanno una marcia in più, cioè sono proprio fortissimi. Poi sì, non è impossibile, però loro hanno una marcia in più, ecco. Jacopo, però bisogna provarci. Sì, ci si può provare, però sì, noi ce la mettiamo tutta, poi quello che viene, però loro sono veramente micidiali, ecco. Grazie, Jacopo Leonesio. Grazie.